Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla nuova recensione di oggi di A Video Review, dove vi andremo a mostrare un giochino davvero molto ben realizzato, ma tanto semplice quanto divertente, chiamato Crossroads. Crossroads fa parte di uno di quei tipi di giochi, come vedrete, che se ne vedono molti in App Store, e appena inizieremo a mostrarvi il gameplay, sicuramente capirete di che cosa sto parlando. Allora, bando alle ciance e clicchiamo immediatamente su Play. Allora, su Play possiamo vedere le varie mappe dove possiamo andare a giocare. Sono discretamente tante, io direi. Praticamente, qual sarà il vostro compito? Prendiamo la prima mappa. Ci saranno vari edifici nella città e dovrete portare le auto che girano nelle strade negli edifici corrispondenti, come ad esempio le ambulanze all'ospedale, gli scuolabus a scuola, eccetera, eccetera. Dovremo quindi riuscire a spostare il traffico in maniera che i vari veicoli non si scontrino e farli arrivare sani e salvi a destinazione. Vedete, il concetto è semplicissimo, ci viene indicato da dove sta arrivando il veicolo e poi ci basterà trascinare la sua traiettoria verso quello che è la meta e automaticamente il veicolo andrà dove abbiamo indicato. Ora i veicoli sono ancora pochi, ma quando cominceranno a diventare di più, sicuramente si va a creare un bel casino. Proprio per questo, perché non farli scontrare è davvero molto molto difficile. Graficamente, come potete vedere, il gioco è veramente ben congegnato. Se vogliamo rallentare la corsa di un veicolo, ci basterà toccarlo per farli cambiare direzione, vedete? Questo ci permette di temporeggiare e di organizzare un po' meglio quella che è la nostra strategia di gioco. Comunque sembra un giochino piccolo e limitato, ma è davvero molto profondo. Poi vedete, arrivano queste nuvole che devono essere fate scomparire scuotendo l'iPhone. Proprio energicamente, vedete, per farli andare via. E questo è anche un piccolo elemento di disturbo, ma integrato in maniera davvero davvero carina, secondo me. La grafica è pulitissima, come detto, la musica di sottofondo piacevole, sentite. Io trovo sia veramente un giochino davvero molto ben congegnato. Qui due autobus si stavano per scontrare, vedete che inizia a lampeggiare un piccolo punto esclamativo rosso sulla cima del veicolo per segnalarvi che dovete fare attenzione perché quei due veicoli stanno per entrare in collisione e quindi dovete prendere dei provvedimenti prima che sia troppo tardi e prima che si crei l'incidente che andrà a determinare il game over. Usciamo magari e andiamo a vedere un'altra mappa. Magari. No, queste sono da scaricare. Ah, questa qui è disponibile gratuitamente nello store. Ok, ma dobbiamo uscire e andare nello store, non è il caso ora. Andiamo con la seconda mappa. Quindi avete visto che è stato integrato anche l'in-app purchase, dove si può andare a comprare contenuti aggiuntivi. Invece qui ci troviamo in un simpatico Luna Park coloratissimo come il resto del gioco e dovremo far arrivare le macchinine all'attrazione desiderata. Qui ci sono altri elementi di disturbo, vedete, di palloncini che dovremo toccare per far sì che scoppino e non ci ostruiscano la visuale. E io trovo che questi piccoli accorgimenti siano davvero molto molto belli e rendono Crossroads davvero un gioco tanto semplice e tanto impostato su un concetto molto molto chiaro, ma veramente veramente divertente. Meritano davvero una parola di elogio gli sviluppatori perché secondo me raggiungere la semplicità e nel contempo il divertimento e l'efficacia è la cosa più difficile del mondo, quindi
Tanto di cappello, eh. Tun 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 tun, tun 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 tun. Ok, usciamo, andiamo a vedere alcune altre opzioni di Crossroads. Come dicevo prima, lo store, dove si possono andare ad acquistare nuove mappe e nuovi livelli di gioco. Questa, ad esempio, è gratuita, possiamo provare ad acquistarla. Ok. L'abbiamo fatto, l'abbiamo acquistata, ora possiamo tornare indietro, andare in play, scegliere la mappa appena presa e giocarci. Semplicemente, questa era gratuita, ce ne sono alcune delle altre che sono a pagamento. Io questa qua la adoro perché ha come sfondo il Far West, che è uno dei miei contesti preferiti, insomma. Sentite anche l'audio adattato. Sembra un film di Sergio Leone, eh? No, veramente veramente bello. Poi per il prezzo che ha questa applicazione io lo consiglio davvero molto, perché sono quei giochi che puoi giocare magari un paio di minuti. Ah, il treno! Avete visto, c'è anche il treno, che può risultare un elemento di disturbo. Allora temporeggiamo un po', facciamo fare un giro alla carovana, così da prendere tempo. Ok, vabbè, ora è passato, possiamo tornare indietro. Accidenti. Ora qui siamo in corso di un incidente e ci viene proposto anche la possibilità di postare il nostro punteggio su Twitter oppure su Facebook. Ultimo ma non ultimo è l'opzione multiplayer, dove potremo giocare via wifi assieme a dei nostri amici che posseggono una copia di Crossroads sul loro iPhone o dei portatili, e quindi sfidarli in partite davvero molto molto entusiasmanti. Tra le opzioni troviamo semplicemente quella di inserire il vostro username e la possibilità di inserire anche un piccolo avatar. Ora noi lo facciamo, ma se volete potete farlo. Bene ragazzi, questo era Crossroads per iPhone ed Apple Touch, un gioco come avete visto graficamente molto ben fatto, dal gameplay semplice ma davvero appassionante e molto ben congegnato. Io come al solito vi ringrazio per la visione. Scusate, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a Video Review, e a presto, alla prossima, ciao!